Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Gadgetland. Oggi abbiamo fra le mani una macchina della Madonna. Si tratta della Fuji X-H1 ed è una ammiraglia per quanto riguarda il segmento delle APS-C. È tutta in magnesio, andiamo a vedere con calma tutti i dettagli. Partiamo dal corpo. Si tratta della prima fotocamera della serie X con la capacità di registrare in 4K i filmati e con uno stabilizzatore a ben 5 assi integrato sul sensore. Possiamo vedere forse accendendola? Ecco qua, l'avete visto? Vediamo la stabilizzazione attiva del sensore, che è appunto su tutti e 5 gli assi, veramente eccezionale. Sensibilità fino a 51.200 ISO, ragazzi, un valore mostruoso, e la possibilità di scattare fino a 14 fotogrammi al secondo per mezzo del battery grip opzionale che abbiamo anch'esso da provare, quindi si avvita semplicemente sulla macchina come tutti i battery grip, e dietro possiamo notare la possibilità di scegliere appunto tra la funzione normale oppure la funzione boost, che consuma ovviamente un pochino più di corrente. È davvero comodo anche questo battery grip e si abbina perfettamente alla macchina e anche tutti i materiali sono un perfetto match. Anche le ghiere sono addirittura cliccabili, ruotano bene, esattamente come quelle sul corpo macchina. Una particolarità che volevo farvi notare, visto che stiamo parlando di corpo macchina e di ergonomia, è la possibilità di poter inclinare il display in questo modo, ma anche per mezzo di questo tastino. In quest'altro senso, cosa vuol dire? Che quando stiamo facendo degli scatti in verticale possiamo addirittura guardare dall'alto la macchina senza doverci chinare. Questa è una cosa che non avevo visto, un'articolazione così, così completa, e tra l'altro sta perfettamente a filo, quindi veramente ben fatto questo display, che è un display touch. Ho trovato molto utile la funzione touch durante l'inquadratura, perché con il pollice possiamo andare a scegliere il punto di messa a fuoco, quindi anziché utilizzare questo joystick qui, possiamo semplicemente trascinare il dito e vedere il quadratino della messa a fuoco che si sposta. Messa a fuoco che è molto molto veloce e abbinata anche alla stabilizzazione attiva sul sensore, ricordiamo a 5 assi, possiamo avere un allungamento in tempi di scatto fino a 5,5 stop, che è sensazionale perché se pensiamo che le tecnologie VR e IS arrivano a circa 4 stop, insomma, siamo un pochino oltre. Guardando l'ergonomia della macchina, vediamo dei tasti molto grandi che sono davvero comodi. Lateralmente abbiamo uno slot che nasconde tutte le porte. Dall'altra parte invece abbiamo la presenza di due slot micro, scusate, di due slot SD che funzionano anche con le micro SD ovviamente per mezzo di adattatori. È una macchina tropicalizzata, infatti anche tutti gli slot sono gommati, quindi l'acqua non entra neanche con la pioggia. A proposito di pioggia, vi faccio vedere che obiettivo ci hanno inviato insieme alla macchina. Eccolo qui, si tratta del 1655 f/2.8 fisso, VR, vuol dire che è, eccolo qui, non water resistant, ma weather resistant, quindi non è sommergibile ovviamente, ma in tutte le condizioni di tempo sfavorevole lo useremo senza preoccuparci. Lo andiamo a innestare con un clic sul corpo macchina e possiamo notare che abbiamo la ghiera per il diaframma separata, che arriva fino alla magnifica cifra di f/2.8. È un obiettivo con un autofocus continuo molto morbido e dalla corsa ridotta, quindi veramente anche abbastanza compatto per essere un 16 mm. Cosa vi dico di questo obiettivo? È una lente che mi ha soddisfatto, si va dal grandangolo abbastanza spinto, non siamo ancora nel fisheye, ma poco ci manca, a un medio ritratto, quindi riusciamo a fare anche effetti di sfocato molto gradevoli. Le due cose che mi hanno colpito veramente di questa macchina, al di là dei dati tecnici che potete controllare sul sito Fuji, sono state l'estrema silenziosità, anche con frame rate molto elevati, e la possibilità di scattare quasi in assenza di luce. Veramente ci sono degli scatti che ho paragonato con delle full frame, e per un sensore di queste dimensioni, quindi un APS-C, è un miracolo, ragazzi, veramente.
vi faccio sentire la velocità di scatto, continua media, continua alta. Abbiamo un missile. Ovviamente siamo in modalità boost per avere una frame rate ancora più elevato. Vi ricordo però che dobbiamo inserire una seconda batteria almeno nel battery grid. A proposito di batterie, la vita delle batterie Fuji mi soddisfa sempre, veramente impressionante. Anche lasciate 2 settimane, 3 settimane carica al 100% dentro nella macchina, non si scaricano affatto e possiamo addirittura inserire 3 batterie perché una sta dentro della macchina e 2 possono stare qui sotto. Contrariamente a Nikon e Canon, dove per inserire il battery grip devo tirare via la batteria, qui si avvita semplicemente sotto, ci sono i contatti, vi faccio vedere. Ecco qua. Nella parte superiore poi un utilissimo display con anche la funzione di illuminazione e le ghiere per consentirci di regolare, eccole qui, il tempo di scatto e ISO. Ovviamente sono bloccabili, quindi basta schiacciare questo tastino qui in alto e non si girano più. E la possibilità poi di una seconda ghiera, ecco qui, per regolare l'area di messa a fuoco. E invece la seconda ghiera da questa parte comanda il drive. Parlando poi di altri tasti nascosti, aspettate che rimuovo l'ottica per farveli vedere meglio. Ce ne sono un pochino qui anche sulla parte frontale, e autofocus continuo, autofocus single, oppure fuoco manuale. Tutto è estremamente robusto, quindi nel maneggiare questa macchina non sarete delusi da scricchiolii, plastiche che si piegano, e nella mia mano, sono mani abbastanza grandi ovviamente, il mignolino rimane sotto, non succede ovviamente con il battery grip. Vi mostro in carrellata un po' di foto scattate anche in notturna con questa macchina e l'abbinata mi ha veramente soddisfatto, quindi se dovete comprare questa macchina che ha un costo di circa 2000 euro solo corpo oppure 2250 euro, sto arrotondando ovviamente per comodità, con il battery grip, vi consiglio anche di acquistare questa ottica perché è veramente un'ottica tuttofare. Ovviamente non andiamo oltre i 70 mm di un'ottica abbastanza lunga, ma per gite, vacanze, foto di tutti i giorni abbiamo sia un grandangolo che un ottimo ritratto, quindi mi sento di consigliare questa abbinata che è veramente fantastica. Pesa un pochino l'insieme di tutto il kit, però si tratta di una mirrorless, quindi il peso complessivo è comunque inferiore rispetto a una soluzione reflex. Come giudizio finale sono pronto a conferire 4,5 o 5 stelle, sono ancora un pochino indeciso. Perché non la lode? Ho notato qualche piccola incertezza di messa a fuoco in condizioni di molto molto bassa luminosità ambientale e qualche altra incertezza nel passaggio fra il monitor OLED del mirino e il monitor principale, soprattutto quando si va a fare il playback della foto, quindi scatto utilizzando il mirino e vado a fare il playback guardando nel monitor, qualche piccolo lag, ma sono sicuro che si possa sistemare con degli aggiornamenti software. Ripeto, una macchina che mi ha soddisfatto appieno, è una macchina che dà anche un look molto molto professionale, costa un po', ovviamente tutto più che giustificato dalle caratteristiche tecniche e dall'utilizzo che se ne vuole fare di questa macchina. E ragazzi, vi saluto con Fuji X-H1, alla prossima dal vostro Marco Tognoli, gadgetal.it. Ciao!